prima che conferenza pre-partita, quindi non parliamo di mercato. Però voglio domandarti invece quali sono le tue sensazioni dopo tutto quello che è successo, gli infortuni, il mercato, le partite, le mattine, cioè come ci arrivi tu? Come ti aspettavi? È quello che volevi adesso? Come a livello proprio emozionale come stai? Come gli Udici si approccia a questa partita? Io penso che stiamo facendo cose interessanti, cioè giocatori che fino adesso li abbiamo presi per me sono interessanti. Sia ultimi due che sono ragazzi giovani, non hanno esperienza in A, ovvero A poco ma con il successo, cioè sono giocatori che mi incuriosiscono molto, che hanno fame, che possono fare bene. Come ho detto prima, abbiamo avuto un po' di problemi con Bocche e Gunteri, ci vuole un po' di tempo, che anche loro sono due pedine importanti. E adesso siamo in un momento di sbalance, diciamo, c'è una parte del gruppo che ha lavorato bene, che sta bene, che già li vedi bene freschi, ci sono 6-7 giocatori, incluso nuovi arrivati, che hanno alti bassi anche durante l'allenamento e non sai esattamente quello che ti aspetti domenica, no? Quella è l'idea, però secondo me stiamo arrivando con grandissimo entusiasmo, che si sta creando un gruppo. Cioè proprio con tanta voglia di fare bene, tanti giocatori che devono dimostrare che altri si sono sbagliati, tanti giovani che non hanno mai fatto là. La mia sensazione è che si sta creando un bel gruppo, sarebbe bello partire bene con risultati buoni perché questo aiuta molto. La è troppo vicina o va bene così? Avresti avuto un po' più di tempo per lavorare visto quello che hai detto? Visto che davvero è forte, hai avuto anche in Serie A. No, cioè abbiamo pianificato che sia così, poteva essere meglio in un certo senso, però cioè, secondo me siamo pronti, non al 100%, però quasi nessuno lo è, magari altri sono un po' in vantaggio, quelli che hanno lo stesso allenatore, lo stesso modo di giocare, però penso che siamo pronti. Cattivi, sporchi e rabbiosi, ti piacerebbe forse dall'inizio alla fine così il tuo Verona, hai quasi dato intensità, hai dato cattiveria, hai dato corsa, la salvezza passa da questo? Sì, ma bisogna giocare a calcio anche. Secondo me per salvarsi bisogna fare tutte le cose, cioè non è solo correre, menare e così. Cioè bisogna giocare un bel calcio, però essere anche molto intensi, predisposti a soffrire, perché quando vuoi salvarti devi avere mentalità giusta. E penso che i ragazzi cominciano a acquisire questa mentalità e sicuramente giocare bene il calcio. Ultima battuta. Si va verso sempre più la conferma di Kumbulla, è un giocatore giovane, abbiamo parlato già in ritiro, che ti ha impressionato positivamente e tu gli stai dando continuamente fiducia. No, Kumbulla lavora bene, ha grande vantaggio rispetto a tanti che impara in fretta, vuol dire che basta dire una volta e lo fa e mi piace, cioè, si continua così, lavorando così, è nostro, che a me piace anche che siano giocatori di qua, nostri, cresciuti a Verona, e conto molto su di lui, adesso si giocherà sempre o meno là, non lo so, però conto molto. Ultima battuta per me, mister, in Coppa Italia di solito si dà spazio al dodicesimo, questo per chiederti, sarà Silvestri il titolare, oppure Raduno, Benzio, oppure anche Berardi? No, Silvestri il titolare, perfetto, grazie mister.